Fase cruciale questa della stagione perché gli obiettivi insomma si stanno assottigliando, bisogna concentrarsi, no, su quelli che rimangono. Campionato in primis. A Castellanagrotto forse in quest'ottica si è compiuto un mezzo passo falso. Beh sì, non è andata come volevamo, insomma, un 3-2 che comunque è stato molto lottato. Sappiamo che là è molto difficile giocare in casa loro come tutti gli anni, però non siamo riusciti a concludere bene questa partita. Anche se comunque mi sa che abbiamo dato di tutto di più. Allora, come sta Serena Ortolani, per esempio a Castellana dopo un set e mezzo c'è stato il cambio, insomma è un periodo nel quale in attacco forse rendi meno di quello che vorresti. Sì, quello sì, infatti ci sto lavorando tanto perché voglio raggiungere il mio equilibrio, insomma so delle cose che posso, cioè, che posso fare, quindi voglio arrivarci il più prima possibile perché mi dispiace non dare tanto alla squadra quello che vorrei, insomma. Ma può essere considerato ancora uno strascico del mondiale questo? Ma io penso di no, ormai il mondiale è passato, quindi devo ancora un po', non so come dire, prendere il ritmo, sì, del campionato. Trovare un po' il tuo equilibrio, certo è cambiato anche il palleggiatore, quindi in questo senso devi anche trovare la nuova misura. Sì, ovviamente sì, anche con noi comunque non ci ho mai giocato così, ma penso che è comunque la questione mia, cioè sono io che devo tirare fuori qualcosa. Ma fisicamente stai bene? Benissimo. No. Ti vediamo saltare come un grillo, insomma, voglio dire, c'è tutto, no? Poi alla fine però forse manca proprio la palla a terra. Sì, quello sicuramente. Più a te che a noi, Sì, molto, infatti veramente sto lavorando tanto perché voglio uscire da questo il prima possibile per ricominciare come prima. Allora, in quest'ottica buon lavoro, in bocca al lupo e insomma domenica con Novara ci aspettiamo grandi cose. Ok, anch'io.